Ciao a tutti e bentornati al TC Kids su RadioMese.com. Domani è 31 ottobre ed è la festa di Halloween. Ma voi conoscete la vera storia di Halloween e perché si festeggia? Tanti secoli fa i Celti, la popolazione che viveva in Irlanda e che allevava pecore, festeggiava il 1 novembre come il loro capodanno. I Celti credevano che gli spiriti dei morti potessero vagare liberamente sulla terra nella notte tra il 31 ottobre e il 1 e il 1 novembre. In quella notte i loro sacerdoti andavano nel bosco a fare riti magici per riuscire a riportare gli spiriti nel mondo dei morti per proteggere le case. Come lo facevano? Indossavano maschere e pellicce di animali morti per spaventare gli spiriti e riportarli sottoterra. Nelle case invece le donne spegnevano i fuochi e sistemavano un dolcetto sulla porta per evitare che gli spiriti decidessero di entrare in casa. Questo rito fa pensare che sia all'origine di una festa diventata poi giovanile e divertente come Halloween. La festa come la conosciamo noi però viene dall'America. Lì probabilmente fu portata dagli emigrati irlandesi che hanno continuato a festeggiare Halloween con travestimenti e danze un po' spaventosi. Con il tempo in America Halloween è diventato quasi come il nostro carnevale. Ci si traveste non solo con costumi spaventosi, ma con travestimenti di ogni genere. Ma perché la zuppa è il simbolo di Halloween? Gli antichi Celti in origine utilizzavano delle rape scavate con dentro dei piccoli fuochi per poter illuminare la strada durante la notte di ogni santi. La popolazione considerava queste rape una sorta di scaccia spiriti e venivano poste all'ingresso delle case. La zucca non era un frutto conosciuto in Europa, ma quando i primi britannici raggiunsero l'America, trovarono zucche di grandi dimensioni e in abbondanza e sostituirono la rapa con la zucca. Nei paesi anglosassoni la zucca viene anche soprannominata jack-o'-lantern. Conoscete la sua leggenda? Se andate su filastrocco.it potete leggerla. Volete sapere come si scava una zucca per farlo diventare una lampada scaccia spiriti? Sarà Chris da Venezia a spiegarcelo. A te la linea, Chris. Ciao! Ciao a tutti! Oggi vi spiegherò come si fa una zucca, come si taglia una zucca passo per passo. Prima di tutto dovete lavarla da qualsiasi sporcizia. Dopo dovete tagliare questo bordo qua. Togliere e vedrete che dentro c'è un sacco di semi e di roba. Dovete aiutare la mamma e il papà a togliere tutto questo perché dopo dentro verrà messa una lanterna. Prima di togliere il contenuto bisogna tagliare gli occhi e la bocca. Vi do un consiglio. Per gli occhi fate due triangoli al contrario. Per il naso, come ho detto, e per la bocca facete così, spigolosa. Dopo, quando avete finito, ci mettete dentro una lanterna che illumini tutto. Adesso è finita. Ciao a tutti!